Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella seconda parte della trasmissione, come sapete, andiamo avanti leggendo Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, prima di iniziare la lettura di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, che oggi andremo avanti anche abbastanza, due cosette. Innanzitutto, ieri abbiamo fatto la terza conferenza sul ciclo della paura. La prima conferenza è stata tenuta da Francesco, ha parlato del libro della paura come oggettività in cui la paura viene solidificata dal punto di vista educazionale, dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale. Il libro da cui la paura oggi, la paura di oggi, la paura in questo sistema sociale ha le sue radici e le sue origini. Poi ha continuato Gian ha parlato della struttura emozionale su cui la paura viene a innescarsi, il dovere, il dovere come negazione dell'espansione dell'individuo, come esigenza di un comando sociale, di un sistema sociale di imporre il dovere, non il dovere come attività di espansione della persona, ma il dovere come ordine di obbedienza della persona, per cui la negazione del suo essere divino, della sua espansione. E ieri sono andato avanti io con la terza conferenza parlando del percorso di apprendista stregone, cioè diventare stregoni in questo sistema sociale e con la centralità del vivere per sfida, trasformare la vita in una costruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano. La quarta conferenza sarà conclusa da Silvano Lorenzoni che parlerà di vampirismo oggi. E sarà mercoledì prossimo che concluderà praticamente l'intero ciclo di conferenze sulla paura. E a proposito di questo ciclo, in questo mese praticamente sono 20 anni che io sono diventato apprendista stregone, cioè 20 anni fu nel marzo del 1980. Quando diventai da rivoluzionario che ero allora, da apprendista stregone. Dopodiché c'è stato tutto un tempo di trasformazione, un tempo in cui ho trasformato il mio modo di vedere, il mio modo di costruire il Dio che cresce dentro, il mio modo di affrontare la vita. Naturalmente un periodo di transizione che è durato dal 1980 fino al 1982-83, direi fino al 1984. Nel 1985 ho cominciato il cammino di apprendista stregone effettivo, cioè c'è stata una trasformazione iniziale dove dovevo mettere a posto le cose passate e incominciare le cose nuove. E dopodiché, da allora è cominciato il cammino vero e proprio. E quello che vi leggerò stasera, Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, tutto sommato è parte di quel cammino, cioè parte di quel cammino infinito che attraversa tutti gli esseri umani, che attraversa tutte le cose, tutta la vita e che porta le persone a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Io so perfettamente che esistono delle persone e esiste il pensiero fondamentale, cioè il pensiero principale in questo sistema sociale che dice tanto qualunque cosa fai comunque la tua coscienza, il tuo corpo luminoso, il tuo essere non finirà in nulla. Comunque, praticamente, la tua vita non sarà sprecata. Noi invece affermiamo il contrario. Affermiamo il contrario perché? Perché la stregoneria afferma il contrario, perché io ho visto che non è così e io affronto le cose in quel modo. Naturalmente, quando delle persone hanno disperazione per la morte, disperazione per la fine, io traduco questo come disperazione per aver sprecato la propria esistenza. Naturalmente, quando sei alla fine dell'esistenza, è molto difficile dire a una persona hai sprecato la tua esistenza, perché quella persona sta vivendo una disperazione, cioè sta vivendo delle crisi. Purtroppo, il problema non è quella persona. Il problema non sono le persone disperate davanti alla morte. Il problema vero e il problema grande è la disperazione del futuro, cioè la disperazione delle persone che potrebbero costruire il futuro e che la negazione della loro esistenza davanti alla vita, di fatto, dico di fatto,
va a bloccare la costruzione del futuro per le altre persone. Cioè c'è un'esaltazione del dolore, un'esaltazione della miseria, un'esaltazione della povertà che va a distruggere le possibilità di chi ha possibilità di andare a costruire il futuro. Ed è un circolo vizioso che continua da centinaia e centinaia d'anni. Naturalmente, come apprendisti stregoni, noi non ci illudiamo di portare le persone ad avere un'altra concezione della vita. Come apprendisti stregoni e come pagani, il nostro intento è quello di alzare un'antenna affinché quelle persone che hanno il sentire, che hanno il Dio che cresce dentro di loro, che è ancora vivo e che concepisce e percepisce l'esistenza e la presenza degli dèi attorno a noi, abbiano un aggancio, abbiano un punto in cui agganciare il loro sentire, il loro intuire e costruire il loro cammino. Questa è la nostra follia e questo è il nostro intento, perché poi abbiamo quell'intento, lo abbiamo già spiegato ieri in conferenza. Naturalmente le persone non sanno spesso di percorsi stregoneria, in realtà non li percorrono finché non diventano consapevoli che qualcosa dentro di loro sta crescendo e un'esigenza prende forma. Cioè soltanto quando l'esigenza prende forma, passa nella ragione, è necessario che una persona si impegni anche per costruire il Dio che è dentro, in quel momento ha un percorso di stregoneria. Prima si possono fare tutta una serie di scelte che possono sì sviluppare il Dio che cresce dentro, però non necessariamente è un percorso di stregoneria. Diventa un percorso di stregoneria quando si diventa consapevoli che è necessario vivere strategicamente, vivere per sfida e organizzare la propria vita sistemando le questioni e aprendo la via al futuro. Bene, allora, prendiamo invece la trasmissione normale di oggi. Trasmissione normale è quella di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Questo Vangelo è stato trovato sotto le sabbie di Nag Hammadi, praticamente non ha nessun riscontro né con i Vangeli ufficiali né con molte teorie che giravano allora a quei tempi. Ha trovato dei riscontri in alcuni papiri ossiriaci, ma non ha trovato altro. Bene, in questo Vangelo ci sono alcuni principi che sono anche presenti nei Vangeli ufficiali e noi vediamo come da questi principi che sono usati in maniera misterica, cioè che servivano per costruire il Dio che cresce dentro le persone, sono stati usati e stravolti all'interno dei Vangeli ufficiali per costringere le persone in ginocchio. Siamo arrivati al paragrafo 24. Vi ricordo che i paragrafi sono brevi, spesso una sola frase. Paragrafo 24, Gesù disse: vi sceglierò uno da mille e due da 10.000 e saranno confermati come una sola persona. La frase di questo paragrafo appartiene allo specifico divenuto di Tommaso. Le interpretazioni appartengono al lettore. Il lettore ha il diritto di interpretare. Usare quanto dice Gesù di Tommaso a seconda di come egli è in grado di interpretare all'interno dell'insieme che legge. Cosa vuole dire? Innanzitutto esiste un soggetto, io, un soggetto che sceglie altri, li sceglie discriminandoli. La scelta è fatta fra i soggetti della specie umana, la scelta che cade su una persona su mille e due su 10.000. Con che diritto egli che chiama se stesso io che sceglie? Interpretare questo nel potere di essere è molto difficile, anche se è da rilevare come ogni essere che si incammina per sviluppare il Dio che ha dentro, inevitabilmente si accorge di essere circondato da un insieme di esseri della sua specie inadeguati. Chi sviluppa il Dio che ha dentro sviluppa il proprio potere di essere e diventa consapevole del fine per cui sviluppa il proprio potere di essere. Egli è circondato, salvo casi eccezionali, da esseri umani che confidano per la loro sopravvivenza sul potere di avere. Chi sviluppa il potere di essere può essere economicamente svantaggiato nel sistema sociale, ma percepisce il divenire dei mutamenti, il suo divenire nell'eternità. L'eternità negata a chi confida per la propria sopravvivenza nel potere di avere. Come potere di avere si diletta a distruggere il divenire degli esseri umani più deboli, distruggendo i loro sforzi nel costruire il futuro, ma non è in grado di afferrare chi costruisce il potere di essere. Costui
obbedisce ad una logica a lui sconosciuta, incomprensibile, misteriosa, sospetta. Se qualcuno cercherà di sviluppare il potere di essere, sarà fortunato se a sviluppare il potere di essere troverà un essere umano su 1000 o 2 su 10.000. Il regno è dentro e fuori ogni essere umano. Il regno chiama gli esseri umani, ma uno su 1000 è in grado di rispondere. Al massimo saranno 2 su 10.000. Questo probabilmente è un modo di dire di quei tempi e del compilatore del Vangelo di Tommaso. Un uso espressivo soggettivo dove il senso va ricercato nell'insieme del Vangelo e non può essere interpretato diversamente, come non può essere interpretata diversamente la conclusione della frase «e saranno confermati come una sola persona». Chi può confermare come una sola persona dal punto di vista del potere di essere? La persona stessa. La persona che, superando la morte del corpo fisico e trasformando in nascita del corpo luminoso, di due ne farà uno, confermerà la propria esistenza, continuando nella sequenza dei mutamenti. Questo non può essere nei Vangeli ufficiali, i quali hanno un solo scopo, imporre il loro profeta come padrone degli esseri umani, un padrone che vuole non solo che gli esseri umani stiano in ginocchio, ma che lo servano al punto tale da bastonare gli schiavi che non facevano la volontà del padrone. Ma non è il demone del male della fantasia cristiana, ma il daimos greco, il genio dei romani, il Dio che cresce dentro l'essere umano, deve essere cacciato, unica condizione per costringere gli esseri umani in ginocchio nella speranza che il loro vuoto sia riempito dalla truffa dell'inganno del Gesù, dei Vangeli cattolici. Chi sviluppa una via della conoscenza e della consapevolezza, alimentando il proprio potere di essere, si presenta come arrogante davanti a chi pratica il potere di avere. Egli non si ritiene creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, ma si è costruito giorno per giorno, prendendosi nelle mani la responsabilità del proprio divenire. Ha lavorato, ha determinato, ha elaborato, ha ingaggiato dure lotte sia dentro di se stesso, sia nell'oggettività in cui vive. Le contraddizioni lo hanno forgiato e dall'aver affrontato queste contraddizioni ne è orgoglioso come un Dio. La forza cresce dentro di lui con l'esercizio della sua volontà e con l'articolazione delle sue determinazioni e gli dice: io esisto. Dunque ha il diritto di scegliere per continuare a costruire se stesso, ha il diritto di discriminare fra gli esseri umani che non comprendono la sua arte ma che intuiscono l'esistenza di un qualche cosa di importante che essi ignorano. L'arrogante, dal punto di vista del potere di avere, sceglie. Il potere di essere ha portato questo individuo a separare se stesso dall'oggettività in cui vive, e questa separazione lo ha forgiato. Questa costruzione deve continuare e continua attraverso le sue scelte. E passiamo al paragrafo 25. La separazione non è la separazione di vita dal sistema sociale in cui vive, ma è la separazione concettuale, cioè il modo diverso di comportarsi, il modo diverso di avere gli obiettivi e gli intenti. In mezzo a una società dove l'unico scopo è quello di fare soldi, chi non fa soldi o comunque fa soldi in maniera limitata o non è il suo obiettivo principale, viene visto con sospetto e con paura. Paragrafo 25. Per cui la separazione è una separazione di intenti, una separazione di obiettivi, non una separazione all'interno del sistema sociale. I suoi discepoli dissero: istruiscici sul luogo ove tu sei, giacché per noi è necessario che lo cerchiamo. Egli rispose loro: chi ha orecchie intenda, nell'intimo di un uomo di luce c'è luce e illumina tutto il mondo. Se non illumina, sono tenebre. Il luogo dove sei, il luogo dove porta l'essere umano che sviluppa il suo potere di essere. Dov'è un essere umano che ha sviluppato il suo potere di essere? Raccontare storie fantastiche appartiene al condizionamento educazionale dell'essere, ma la luce abbaglia il condizionamento educazionale e questo priva la ragione della descrizione. La luce annulla ogni cosa, la luce è come il buio, annulla ogni descrizione, annulla ogni forma. La ragione non ha spazio laddove c'è luce, la luce annulla ogni cosa, annulla ogni differenziazione e nello stesso tempo appare come la porta attraverso la quale giungere in un nuovo mondo, in un nuovo stadio di consapevolezza. La luce come descrizione del trionfo, ma anche il buio
come determinazione dell'immersione nello sconosciuto di una ragione impotente a descrivere quanto incontra. Dove si trova la porta della dimensione che ci sta davanti? Dove si trova la verità che ci conduce là dove la consapevolezza ci spinge? Dov'è il maestro che ci conduce a penetrare nella luce? Nell'intimo di un uomo c'è luce e illumina tutto il mondo. La luce che si intravede nel mondo che ci circonda ha la chiave per essere raggiunta dentro ogni essere umano. Là si trova il segreto che porta al regno. Il Dio che cresce dentro l'essere umano è la luce e il regno, è il potere di essere che crescendo si armonizza e si integra col potere di essere del circostante. Il regno nel circostante, la luce del circostante. Dentro ogni essere vivente c'è la chiave dell'infinito. Il cammino di libertà di ogni essere è la chiave per sviluppare se stesso. Dentro ogni essere c'è la luce che illumina il mondo. Il mondo si illumina ogni volta che gli esseri trasformano la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Se non illumina, ci sono solo le tenebre. Le tenebre dentro all'essere umano che vive attraverso le relazioni col potere di avere, il cui unico scopo è la distruzione del divenire degli esseri umani. Le tenebre si allargano nella consapevolezza degli esseri umani. Le tenebre non sono il buio dell'incomprensione della ragione, ma è l'incapacità di questa di accettare uno sconosciuto di cui lei è inconsapevole. Il buio della ragione, la luce della consapevolezza del corpo luminoso. Anche di questo nei Vangeli ufficiali non troviamo traccia. Il potere di avere mette gli esseri umani in ginocchio e di questo potere è espressione il Gesù dei cattolici. Un essere pazzo e perverso che vuole distruggere il mondo mettendo in ginocchio gli esseri umani, impedendo loro di costruire il loro divenire di dei. Il Gesù cattolico scaccia daimons dagli esseri umani. Il Gesù di Tommaso incita a cercare il daimon, in daimon la chiave per interpretare la luce, per divenire, trasformandoci, per sviluppare il potere di essere. Per il Vangelo di Tommaso la luce appartiene all'essere umano, che la deve cercare dentro di lui. Per il Vangelo dei cattolici la luce appartiene al Dio padrone, davanti al quale l'essere umano deve essere messo in ginocchio dalle bastonature che il padrone dà al servo. E passiamo al paragrafo 26. Gesù disse: ama tuo fratello come l'anima tua, veglia su di lui come la pupilla del tuo occhio. Il paragrafo 26 dovrebbe seguire il paragrafo 27 e non precederlo, e dopo vedremo il 27. All'interno del potere di essere, il fratello è colui che segue lo stesso sentiero. Nel potere di avere è il complice per l'appropriazione, tipo la famiglia mafiosa, no? Colui con cui si cammina assieme diventa parte di noi nella misura in cui sappiamo fondere il rispettivo crogiolo, i rispettivi cammini. Se si segue il sentiero del potere di avere, colui con cui si opera è importante soltanto nella misura in cui si procede per appropriarsi, altrimenti va scaricato. Nel potere di avere, l'essere umano che ci cammina a fianco non è un fratello, ma un complice. È importante questa affermazione in quanto lega tutti i membri delle varie fedi misteriche nei vari cammini in ambienti socialmente ostili. La fede misterica ha bisogno di un forte legame fra i vari membri, forti legami che facilmente possono tradursi in dipendenza, in potere di avere. L'amare il fratello è un dato generico, quando è sottratto dalla struttura culturale che produce il significato che l'affermazione indica. In una diversa struttura culturale il significato del termine viene stravolto e piegato ad un significato diverso da quello originale per soddisfare pruriti e progetti diversi. L'intento può indicarci il significato anche quando il ricordo è perduto. Anche i cattolici praticano il fratello, ma è per mettercelo in culo a tutti i sistemi sociali, come hanno fatto. Paragrafo 27. Gesù disse: vedi la pagliuzza nell'occhio del fratello, ma non vedi la trave che è nel tuo occhio. Quando dal tuo occhio avrai tolto la trave, allora vedrai abbastanza per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. C'è la dilatazione dell'individuo nel circostante. La dilatazione dell'individuo porta a comprendere cose diverse, meccanismi diversi. Una dilatazione non è mai assoluta, non comprende mai l'arrivo ad una verità alla quale piegare
indicandola a qualcuno, alla quale piegarsi indicandola a qualcuno. Se non esiste una verità, allora non esiste nemmeno la critica per i comportamenti, le scelte, le formazioni del giudizio di altre persone. Questi appartengono allo specifico divenuto di ogni singola persona. Così il sentire è proprio del soggetto, mai dell'intera soggettività. Trovare la pagliuzza equivale a trovare un difetto nel fare e nelle scelte di qualcuno che ci cammina vicino. La ricerca del difetto nel divenire di chi ci cammina a fianco implica un cessare di percorrere il nostro cammino, implica tentare di ridurre chi ci cammina a fianco uguali al nostro pensato. Dunque, se chi ci cammina a fianco ha delle difficoltà nel momento stesso in cui ci apprestiamo a dare dei giudizi o delle indicazioni su ciò che potrebbe fare, probabilmente noi siamo stati sconfitti sul nostro cammino di eternità. Cioè, se vi dessi una verità da seguire o da aggiungere, probabilmente io sarei sconfitto. La sconfitta impone giustificazione, accettazione, adesione. La sconfitta impone l'estensione della sconfitta all'intera specie. Più sono gli sconfitti e meno è amaro il calice della sconfitta che il singolo individuo è costretto a ingurgitare. Sconfiggere chi ci cammina a fianco diventa doveroso, imperativo. La sconfitta del fratello qualifica e rende meno dolorosa la nostra sconfitta. Quando si tolgono gli ostacoli sul nostro cammino al punto tale da vedere bene un cammino che non è il nostro, mai. Ma può essere che si diventa talmente forti da poter cercare delle basi con cui consolidare il nostro cammino. In quel momento si offre il nostro cammino ad altri esseri umani. Costoro prendono il nostro cammino e lo usano, scegliendo quanto può servire loro per costruire il loro cammino. Ma non può essere imposto, anche se qualcuno penserà di imitarlo. L'imitazione uccide il cammino. Ma vediamo cosa dicono i Vangeli ufficiali per bocca di Matteo. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non badi alla trave che è nel tuo occhio? O come puoi tu dire a tuo fratello: lascia che ti levi dall'occhio la paglia, mentre hai una trave nel tuo occhio? Ipocrita, leva prima la trave dal tuo occhio e poi tenterai di levare la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Nel Vangelo ufficiale di Matteo non appare l'insegnamento o l'indicazione, ma l'imposizione alla sottomissione. Matteo non ha una via alla conoscenza e alla consapevolezza, ma deve imporre sottomissione, deve dare dell'ipocrita a chi tenta di imparare e tenta di approfondire e dilatare se stesso. Matteo deve distruggere ogni cammino e i suoi cammini di libertà. Chi percorre dei cammini di libertà per Matteo è ipocrita. Infatti potrebbe dirgli a lui che sta dicendo cazzate, perché costui deve permettersi di dare delle indicazioni. Cosa pretende di sapere e di ottenere? Appare evidente come a Matteo interessi soltanto il possesso degli individui, la loro sottomissione all'immagine del suo Gesù pazzo. Gli esseri umani non devono pretendere di togliere la pagliuzza, non tanto per non danneggiare un cammino, ma perché potrebbero pretendere di sostituirsi al suo Gesù pazzo. Sostituirsi significa percorrere un cammino di indipendenza e di autonomia. Ecco che allora non si tratta né di togliere la pagliuzza né della propria trave, ma colpevolizzare l'individuo attraverso l'affermazione sulla presenza della trave nel suo occhio che gli impedisce di percorrere un cammino di indipendenza e di autonomia. A Matteo interessa distruggere il divenire degli individui per poterli sottomettere al suo Gesù, che come possessore di individui è trave e pagliuzza negli occhi degli esseri umani. Trave e pagliuzza che funzionano da spaventapasseri, atti ad isolare l'individuo dal mondo circostante per impedirgli di costruire la propria eternità nei mutamenti. La differenza fra il Vangelo di Tommaso e i Vangeli e quello di Matteo e di tutti i Vangeli ufficiali della Chiesa Cattolica è sempre la stessa. I Vangeli ufficiali devono sottomettere l'individuo, pretendendo che costui distrugga se stesso nella sua sottomissione. Il Vangelo di Tommaso è una via misterica che attraverso le relazioni fra l'individuo e il circostante tenta di costruire se stesso. E passiamo al paragrafo 28. Gesù disse:
se non digiunate verso il mondo, non troverete il regno. Se non osservate il sabato come un sabato, non vedrete il Padre. Il paragrafo indica una condizione soggettiva attraverso la quale accedere al regno, il digiuno. Ma non il digiuno come privazione di cibo, ma il digiuno verso il mondo. Che cos'è il mondo per la stregoneria? Il mondo è descrizione, il mondo è elencazione, il mondo è un insieme di cose, quantità e qualità, il mondo è un insieme di forme. Per trovare il regno è necessario interrompere la dipendenza dalla descrizione, dalle cose e dalla forma. Come da intendersi l'osservazione, l'osservare il sabato come un sabato? Il sabato, per allora, era il giorno di riposo. Nel giorno di riposo non c'è elencazione, non c'è forma, non c'è descrizione. Il mondo si ferma nella nostra percezione. In quel momento l'origine delle cose fluisce in noi. Noi siamo il principio dei mutamenti e la fine dei mutamenti. Per essere all'origine dei mutamenti, vedere il Padre, è necessario bloccare il proprio dialogo interno, digiunare verso il mondo. Questo è il senso di questo paragrafo, questo e nient'altro. E passiamo al paragrafo 29. Gesù disse: mi sono introvato in mezzo al mondo e mi manifestai loro nella carne, li trovai tutti ubriachi, tra essi non ne vidi alcuno assetato. E l'anima mia è tormentata per i figli degli uomini, perché in cuor loro sono ciechi e non vedono. Vennero al mondo vuoti e cercarono di uscire dal mondo vuoti, ma ora sono ubriachi. Allorché avranno vomitato il loro vino, allora faranno penitenza. In questo paragrafo troviamo il canto triste di ogni stregone. Combatte la sua battaglia per costruire il futuro, forgiando esseri umani che costruiscono la loro libertà, e li trova ubriachi nel mondo, li trova invischiati nella descrizione e nel potere di avere, tanto da non riuscire ad incontrare il proprio potere di essere. Ogni stregone ferma il proprio balzo nei mutamenti per poter seminare libertà nel cuore degli esseri umani. Il potere di essere di uno stregone si manifesta sempre nella forma e nella descrizione per spostare il traguardo di libertà un po' più avanti, aumentarne gli spazi di movimento. Ci sono pochi esseri umani assetati, pronti a bere dalla stessa fonte dello stregone. Per questo gli esseri umani sono ciechi. Il potere di avere ha impedito loro di percepire e sviluppare il proprio potere di essere. Li ha resi ciechi davanti alla loro stessa opportunità. Sono venuti al mondo vuoti e tentano di uscire vuoti dal mondo. Hanno vissuto senza arricchire la loro scintilla divina. Sono vissuti senza costruire il loro sapere, la loro conoscenza, la loro consapevolezza. Escono dal mondo vuoti. In realtà, essi non escono dal mondo, perché hanno sprecato la loro opportunità per diventare eterni. Non escono dal mondo vuoti, ma cessano semplicemente di respirare. I vivi sono vivi, i morti non sono vivi. C'è una speranza, si consola lo stregone dicendo: ora le cose stanno così, ma è solo perché hanno bevuto. Stanno facendo indigestione del potere di avere. Poi il loro essere riprenderà il controllo facendoli vomitare. Succederà qualche cosa per cui rigetteranno il potere di avere. Delle condizioni, delle situazioni, delle percezioni. Dopo che avranno vomitato quanto il potere di avere ha imposto loro, allora troveranno il loro cammino nell'eternità dei mutamenti. Spesso è solo un autoinganno. Spesso lo stregone sa perfettamente che non è così. Comprende che il suo sforzo per diffondere la propria visione di libertà è stato sconfitto proprio dall'ubriacatura che gli esseri umani si sono presa per il mondo. L'ubriacatura è spesso il loro condizionamento educazionale, una forza prepotente che li lega al mondo. Se si apre qualche variabile in grado di scuotere gli esseri umani, come il vomitare il mondo, allora per lo stregone si presentano delle possibilità, altrimenti lo stregone semina i suoi semi di libertà e guarda sconsolato alle opportunità perdute. E il paragrafo 30 passiamo. Gesù disse: se la carne pervenne all'esistenza per motivo dello spirito è una meraviglia, se lo spirito è pervenuto all'esistenza per motivo del corpo
è una meraviglia delle meraviglie, ma io mi stupisco che una tale ricchezza abbia preso dimora in questa povertà. Questo paragrafo è un paragrafo chiarificatore sulla reale natura del Vangelo di Tommaso Didimo. Il Vangelo di Tommaso rompe con ogni tipo di tradizione e la sua visione del mondo è molto chiara soltanto a chi ha iniziato la stregoneria, non a chi si è inginocchiato davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Il paragrafo afferma che stupisce che lo spirito abbia creato la carne. Questa è la negazione di tutte le credenze del suo tempo. Tutti affermano che la carne è venuta all'esistenza per volontà dello spirito. La forma, il mondo, venuti all'esistenza per volontà dello spirito. Tutti si meravigliano di questi, quanto è stato bravo Dio a creare il mondo. Mentre costoro guardano questo, non si avvedono né sospettano che sia lo spirito, il campo vitale, l'essere luminoso, l'anima del mondo, sia venuto in essere proprio per l'esistenza di un corpo, di una forma, di una materia, di condizioni materiali. Se tutti si stupiscono che lo spirito, che noi immaginiamo onnipotente creatore, abbia fatto quanto esiste, cosa ne è di quelle menti quando si accorgeranno che le cose devono essere invertite e che lo spirito dell'universo perviene per la forma e la materia? In altre parole, è il mondo che costruisce la coscienza universale. Questa dovrebbe essere la meraviglia delle meraviglie. Eppure, dice lo stregone, io mi guardo attorno e vedo il campo vitale degli esseri, della natura e degli esseri umani in particolare, e mi stupisco che simili potenzialità siano presenti nella povertà della descrizione e della forma che mi circonda. E concludiamo questa sera col paragrafo 31. Sono quasi tutti paragrafi interni questi, eh? Paragrafo 31. Gesù disse: dove si trovano tre dei, sono tre dei. Dove sono due dei o uno solo, io sono con lui. Il paragrafo che trattiamo è ancora chiarificatore di quanto si va dicendo. Cioè, sono tutti paragrafi interni quasi questa sera. Dove si trovano tre dei, ci sono tre dei. Non è una frase usata a casaccio. Innanzitutto, chi è un Dio? Colui che sviluppa il proprio corpo luminoso. Colui che, sviluppando il regno dentro di lui, incontra il regno che lo circonda. Tre dei costituiscono una forza attraverso la quale costruire un cammino nell'infinito. Una forza ben maggiore di due, che facendo pace possono compiere imprese considerate impossibili. Tutti gli stregoni, qualunque sia la loro peculiarità, hanno sempre costruito un cammino da dividere con altri. Tre esseri umani che hanno sviluppato il Dio che cresce dentro di loro sono sufficientemente forti per costruire un cammino e riversare gli effetti all'interno del sistema sociale, o almeno per provarci. Il problema nasce quando c'è un solo Dio, o al massimo due dei. In quel momento questi dei possono non aver forza sufficiente per costruire un cammino. Allora il mio potere di essere, quanto ho costruito o tentato di costruire, sarà con loro. Ed è il caso del Vangelo di Tommaso, che da quando è stato scritto ha saltato a pie pari l'intera storia umana sotto le sabbie del deserto ed oggi interviene con tutta la sua forza e la sua propositività nella ricostruzione del paganesimo politeista. Io aggiungerò la mia forza alla loro affinché la loro forza sia sufficiente per costruire il loro cammino. In questo momento sta parlando uno stregone che ha bloccato il proprio cammino nell'infinito dei mutamenti e che si affianca a chiunque costruisca dei cammini che portano nell'infinito dei mutamenti. Nei Vangeli ufficiali non troviamo riferimenti a frasi analoghe, salvo in Matteo, nel perdono cristiano, in cui si dice: perché dove sono due o tre riuniti in mio nome, ci sono io in mezzo a loro. Credo che una citazione del genere però ci sia anche in Luca, una roba del genere. Ancora una volta una frase con un significato preciso viene storpiata dai Vangeli ufficiali per esaltare il padrone
a cui gli esseri umani devono sottomettersi. Per Matteo, quando gli uomini lo pregano, riuniti e sottomessi al suo nome, egli si compiacerà di essere in mezzo a loro. Il senso del Vangelo è opposto. A Matteo preme ribadire il possesso da parte del suo Gesù degli esseri umani, a cui si deve sottomettere. In Tommaso, Gesù altro non è che uno stregone, pronto a sorreggere i cammini di stregoneria di ogni essere, che facendosi Dio sviluppa l'essere luminoso che cresce dentro di lui. Bene, per questa sera io ho finito la lettura di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Siamo arrivati al paragrafo 32 e continueremo la prossima volta, se naturalmente non dovremmo sospenderlo per qualcos'altro. Vabbè. I commenti sono abbastanza pochi. Lo scontro è questo: o è il mondo che crea la coscienza universale, o la coscienza universale ha costruito il mondo. Uno mette in ginocchio gli esseri umani, uno mette in ginocchio gli esseri della natura, l'altro invece chiede agli esseri umani e agli esseri della natura di costruire le loro determinazioni e il loro divenire nell'infinito. Pronto? Ciao. Claudio, hai sentito tu la trasmissione precedente in cui hai telefonato a Gigi? Conosci Gigi? No, no, non ho ascoltato. Peccato. Però sono molto d'accordo col tuo pensiero, solo che sono un po' in contrasto su chi ti cammina a fianco. Perché chi ti cammina davanti vuole essere il padrone della situazione, anche psicologica oltre che religiosa. Chi ti cammina dietro può essere un tuo, come dire, raccolto, come si dice in genere, un tuo, sì, però chi ti sta a fianco può sempre raccoglierti nei momenti in cui tu stesso non riesci a dominare il tuo ego, il tuo io personale. E lo stesso vale per chi ti sta a fianco, anche lui può portarti addirittura in braccio, se vuoi, per lenire le tue eventuali sofferenze di vita, no? Nella stregoneria non c'è la sofferenza di vita, c'è la sfida. C'è... Sì, ma però anche tu vai incontro alle sofferenze di vita, perché la società è fatta in questo determinato modo, perché va contro le tue stregonerie, eccetera. Le mie sofferenze non sono perché vanno contro la mia stregoneria, le mie sofferenze è la percezione del dolore delle persone e del loro fallimento nella vita. Questa è la mia sofferenza. E questo è anche in chi crede seriamente in certe religioni monoteistiche, secondo me. Ma è lo stesso. Non commento. No, no, d'accordo, hai ragione di non commentare, però volevo dire una cosa che mi ha colpito molto in questa radio, siccome questa è una piccola emittente strapaesana, però mi ha colpito molto l'indifferenza di una telefonata di un ragazzo che dimostra di essere, spero temporaneamente, disperato, a cui nessuno ha dato importanza. Proprio in questa piccola emittente. Non vorrei che fosse anche il tuo caso, insomma. Va bene, io preferisco non commentare, se mi permetti. Ma perché? Perché è avvenuto in un'altra trasmissione, sono cose che non... Quello che dici tu, poi non ho neanche i dati per commentarlo, per cui insomma siamo... Sì, ma questo Gigi che ti dicevo, no, è stato una grande voce in questa radio. Sì, d'accordo. E anche se ha contribuito... E normalmente, soprattutto durante il terremoto del Belice, eccetera. Sono d'accordo con te. Era una persona indispensabile, addirittura, perché lo hanno trattato così? Francesco, lasciamo perdere qua il discorso, per piacere. È importante, sì, va bene. Per me. Ok? Ciao. Allora, queste sono cose che appartengono a un'altra trasmissione, sono rapporti diversi da quelli che noi abbiamo con la radio, noi abbiamo con le nostre trasmissioni. Io posso essere anche solidale con situazioni di difficoltà, però sono cose che non mi riguardano, perché io al mondo in questo momento ho almeno 1,5 miliardi di persone che sono nella merda. Capisco che conoscere una persona può dare adito a magari sentirsi più vicini, eccetera, però insomma esistono al mondo 1,000 miliardi di persone che sono nella merda. Facciamoci un po' 2 conticini in tasca. Dopodiché, se conoscete una persona a cui potete tendere la mano, tendetela, però tenete presente questo. Va bene.
Detto questo, ringraziando comunque sempre Francesco da Vicenza per la telefonata, andiamo avanti un attimino con le cose che interessano. L'insieme delle conferenze che abbiamo tenuto e che hanno lo scopo di chiarire il pensiero, per noi è importantissimo, perché se non riusciamo a sollevare questa antenna, io so benissimo che ci sono altri apprendisti stregoni che alzano altre antenne, e so benissimo che a livello mondiale c'è un movimento non indifferente, però quello che è il dolore sociale, quello che è la disperazione del fallimento all'interno della propria esistenza viene riprodotto. Cioè, se una persona vive nel dolore e qualcun'altra usa quel dolore per i propri fini, quel dolore viene riprodotto, cioè la disperazione di quel dolore viene riprodotto. È necessario troncare questa spirale, e troncare questa spirale, quando vai a troncare questa spirale, c'è qualcuno che ci rimette e qualcuno che ci guadagna. Chi è che ci deve guadagnare? Ci devono guadagnare quelle persone che possono costruire un futuro della loro vita, possono affrontare la vita in maniera diversa e impegnarsi in maniera diversa. È chiaro che non si può sistemare cose quando sono troppo avanti, cioè quando le persone sono arrivate a una certa età, hanno vissuto nella merda, hanno lavorato come delle bestie, si sono trovate un sacco di problemi a dover risolvere, magari hanno costretti anche a fare un sacco di figli, magari hanno costretti anche a essere sfrattati e a vivere in condizioni che per il nostro sistema sociale le ha appesantite nella loro esistenza e le ha svuotate un po' alla volta. Quello è un dolore che non deve più riprodursi, cioè non devono più costruirsi delle condizioni affinché quella cosa si riproduca. Purtroppo là è necessario tagliare un cordone, e cioè è necessario dare una svolta a quello che è il comportamento delle persone, è necessario avere una relazione diversa con la vita, cioè imparare che la vita è un campo di battaglia, cioè è un campo in cui gli esseri umani devono cominciare a dire: io esisto, io devo costruire me stesso, io devo dotarmi degli strumenti attraverso i quali vado ad affrontare la vita. Cioè questo è fondamentale, ed è fondamentale anche chiarire che non è un discorso consolatorio, cioè noi vediamo tanta gente morire anche per questioni anche abbastanza serenamente, diciamo, anche gente che non vede l'ora da morire, anche gente che si suicida, cioè noi abbiamo varie condizioni davanti alla morte, però quella che ci fa più paura davanti alla morte è la disperazione. Perché questo? Perché la disperazione è la presenza di una fiamma di consapevolezza della disperazione, del fallimento della propria esistenza. Cioè questo anche in certi fenomeni di premorte, in certe situazioni NDE, ci sono per esempio delle visioni di situazioni paurose. Ci sono delle situazioni infernali, e queste situazioni infernali non è altro che un messaggio inconscio, che è subconscio, chiamiamolo così, insomma, dà all'essere umano dicendo: guarda che se tu non torni indietro e non ti metti a lavorare per costruire la tua esistenza, tu hai distrutto tutto, tu hai mandato in vacca quello che è il tuo cammino di libertà, tu hai sprecato l'unica occasione che hai della tua vita. Il non sprecare l'unica occasione che si ha della propria vita è fondamentale. Dopodiché uno può dire: no, non è vero che sia fondamentale, in fondo cosa ti frega? Sì, però costui, affermando questo, costruisce la disperazione, mette i paletti perché la disperazione si riproduca. È questo che non dovrebbe succedere. Dopo, chiaramente, io sono Claudio Simeoni, in mezzo a tante persone che pensano ed agiscono in maniera diversa, pensano ed agiscono con cognizioni di causa diversa. Una volta che io ho detto quello che io penso, una volta che io ho detto ciò che io propongo, una volta che io ho fatto le mie affermazioni, là io mi fermo. Cioè la vita appartiene ad ogni essere. Nel paganesimo politeista non c'è il divieto al suicidio, non c'è il divieto morale, c'è il divieto giuridico, ma non c'è il divieto morale al suicidio. Perché? Perché nel paganesimo politeista le persone non sono
oggetti di possesso di un Dio. Pertanto, se uno si suicida, non è che toglie la bestia dal gregge del Dio. Ogni persona è padrone della sua vita ed è padrone sia del suo successo sia del suo eventuale fallimento. Per cui, se una persona dice io mi suicido perché io ho fallito, dal punto di vista giuridico è un reato, dal punto di vista morale del paganesimo non è assolutamente biasimabile quella persona, semmai sono da biasimare le condizioni che hanno spinto per un fallimento, ma questo è un altro discorso ancora. Quello, una volta che io ho finito di dire quello che io penso, una volta che io ho finito di dire le mie cose, io là mi fermo. Perché non posso dire a una persona cosa deve o non deve fare, nel modo più assoluto e categorico. Io posso semplicemente sussurrare a un corpo luminoso, a una tensione che riesce a percepire come il mondo che ci circonda è un crogiolo di viventi, e a quelle orecchie posso sussurrare, non posso andare oltre. Pronto? Dimmi. Claudio, se intervengo ancora. Tu in fondo fai capire che la disperazione può essere frutto di un fallimento. E quale fallimento? Questo lo devi sapere. Ma quale fallimento? Questo lo devi sapere tu. E perché devo saperlo io? Devi saperlo tu, se sei il tregone. No, tu devi... Se tu fai delle affermazioni, devi saperle anche sostenere. A parte il tuo senso crogiolo, che ho capito. A parte l'animismo, diremmo che tu dai a tutta la natura e fai bene, in questo senso. Però vorrei che mi spiegassi perché la disperazione... È manifestazione del fallimento. È un fallimento, perché? Perché hai gettato via l'unica occasione che avevi avuto per costruire la consapevolezza. E cos'è la consapevolezza in un disperato? Se lui decide di togliersi la vita... Sì. Quale consapevolezza? Non ha importanza, lui è padrone comunque di se stesso. Ma tu non puoi difendere il suicidio. Io difendo la libera scelta di un soggetto. E sbagli? Non lo difendo dal punto di vista giuridico, perché la legge procede nei suoi confronti. Ma anche dal punto di vista della tua, sicuramente se tu sei il propagandatore di una religione, anche tu hai la tua etica. Dal punto di vista morale, è per questo che io ti ogni difendo. Persona è padrone della propria vita. Ma fai sentirmi porco, Giuda. Io ti difendo proprio per questo, perché tu difendi una etica sicura. Allora, non per tutto quel che dici sul paganesimo o anche addirittura sul politeismo, eccetera. Non me ne frega niente, a me interessa le parti più importanti che dici. Okay. Ma se tu ammetti che la disperazione può essere una condizione fisica dell'uomo perché non ha consapevolezza, io ti sparo la nostra porta. Ok, grazie per avermi sparato. Ciao. No, figurativamente. No, perché non sono un violento come tu. Il problema che avete è questo. Siete talmente convinti che l'essere umano sia parte di un bestiame nelle mani di un Dio padrone, che non riuscite a concepire che un essere umano può anche decidere di togliersi la vita. Dal punto di vista morale è criticabile solo chi ha costruito quelle condizioni, non le scelte del singolo essere umano. La visione della disperazione è criticabile. Io non sono padrone di uomini, io non ho 100 schiavi, 100 schiavi si suicidano. Ti considero in questo senso un purista, però ricordati che la violenza non è derivata da una mancanza di morale. La violenza è derivata da un atto addirittura sensuale dell'uomo. Va bene. Come c'è? D'accordo, va bene. Ma io volevo portare il discorso sempre sul tema. Tu mi hai portato un po' fuori tema. Io ho 10 minuti di telefonate, Francesco. Fai tu. Fra 4 minuti devo chiudere le chiamate. Sì, ma ti vorrei un po' più non dico domestico, visto che sei ospite anche tu di questa piccola emittente, più chiaro nelle tue affermazioni, perché sono logiche, sono logiche, ma non sono, come dire,
sentiti da te stesso, in fondo, in fondo. Secondo la mia opinione... Vale, l'hai detta tutta. Non è che hai gli spari. Va bene, dai. D'accordo. Ciao. Va bene. Il problema è sempre questo, concepire le persone come oggetto di possesso. Quando le persone si rendono conto che sono oggetto di possesso, vanno verso la disperazione. La disperazione può trasformarsi in agonia ed è una disperazione che va avanti fino alla fine della propria esistenza. Qualcuno può anche decidere di aver fallito la vita e suicidarsi. Ora, se dal punto di vista giuridico suicidarsi è un reato, dal punto di vista morale non è assolutamente criticabile. Dal nostro punto di vista morale è criticabile soltanto se una persona è oggetto di possesso del Dio padrone, e allora viene criticata quella persona perché si è sottratta al Dio. Cioè questa persona che aveva un peso, una sofferenza che gli aveva mandato il Dio padrone, questa persona si è sottratta da quel dolore, ha detto al Dio padrone: no, io a sto gioco non gioco e mi sottraggo. Chi è che è censurabile? Non tanto la persona che fa quella scelta, ma è censurabile chi ha costruito delle condizioni che hanno portato quella persona a fare quella scelta. E la sequenza delle condizioni che è avvenuta all'interno del sistema sociale è l'unica cosa censurabile, perché chi costruisce condizioni di vita di merda, non è che le persone devono necessariamente accettare le condizioni di vita di merda. Le persone hanno il diritto di sottrarsi alle condizioni di vita di merda. Chi è censurabile, chi è veramente censurabile, è chi costruisce quelle condizioni di vita. Costui è censurabile. Naturalmente questo, dandovi gli acqua a dire: me, colpa mia, se io che non si adatta, vedo che io non si adatta. Questo è l'ottica morale. Noi dobbiamo sempre costruire delle buone condizioni di vita. Non possiamo censurare le persone per i loro comportamenti e le loro reazioni. Magari possiamo dire che quella reazione non ci sta bene, magari possiamo dire che quella reazione è giuridicamente riprovevole, magari possiamo dire che non ci piace quella cosa fatta, ma quando delle persone, dei singoli soggetti reagiscono a delle condizioni di merda socialmente imposti, è chi costruisce quelle condizioni di merda che è responsabile di quelle reazioni, che è responsabile della devastazione umana. Gli esseri umani si adattano a quello che incontrano ed è il loro adattarsi e la loro sfida nella vita. Chiaramente costruire se stessi, chi ha la concezione di costruire se stessi anche in condizioni di merda trova delle strategie all'interno delle quali adattarsi e operare, ma chi non ha la concezione di costruire se stessi aspetta che Dio gli mandi una buona occasione, e questa è la disperazione. Pronto? No, ma... è la costruzione di se stessi. D'accordo, ho finito la trasmissione, Francesco. No, ma voglio dirti che per esempio l'organizzazione ecclesiale, non solo quella cattolica, effettivamente ha imprigionato il mondo di un'idea balzana. Quando che è sorto sull'orizzonte del mondo, per esempio, il comunismo, è stato odiato di tutto in tutti i modi. Francesco? Dimmi. Ho già Stefano e devo chiudere la trasmissione. Va bene. Ok, ciao. Ciao. Allora, questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Dovete scusarmi, ma qua chiaramente c'è Stefano e Francesco. Io ho solo 10 minuti di telefonate, me ne hai portate via 7 e mi sono cadute altre 3 telefonate. Fa un po' te, insomma. Comunque, continua a telefonare, continua a prenderti il tempo, continua a fare quello che desideri. Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan, 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e vi do appuntamento per giovedì prossimo col Mobbing e Tommaso Didimo. Ciao a tutti.